Il progetto FLAD è stato promosso e organizzato dall'associazione Samaritan International, che è un'associazione di volontariato che comprende 16 organizzazioni a livello europeo. ANPAS fa parte di questa grande famiglia di Samaritan ed è anche la vicepresidenza con il presidente nazionale Fabrizio Pregliasco. Il progetto FLAD, costruito e organizzato dalla famiglia Samaritan, comprende e vuole sostanzialmente arrivare a costruire un modello di cooperazione internazionale, un modello di cooperazione transfrontaliera tra i diversi membri di questa grande famiglia per fronteggiare l'emergenza a partire da quella che sono le alluvioni. Infatti FLAD vuol dire alluvione. Abbiamo costruito questo progetto incontrandoci nel corso dei 2 anni, questo progetto è iniziato nel 2014, proprio per cercare di trovare un modello comune di intervento nel caso di alluvioni che si possono verificare sia nel territorio nazionale ma soprattutto in un territorio di qualsiasi paese membro dell'Unione Europea e di poter collaborare insieme tra le varie componenti di questa grande famiglia. Questo che vedete dietro di me è un primo pezzettino del progetto FLOD, fatti da ANPAS nazionale, progetti che hanno portato questa motopompa ad alta capacità. L'importanza è la riuscita intanto del progetto, l'aver formato già gruppi di volontari pronti agli interventi europei, la formazione che continuerà anche con altri gruppi che partecipano a questo progetto. Inizialmente è partito con la collaborazione della ANPAS Lombardia e ANPAS Veneto. Formazione specifica sull'utilizzo della pompa alta capacità ha portato via un'intera giornata, è stata fatta il 9 di aprile. E nell'esercitazione in pratica sono stati dati prima degli elementi teorici, quindi in aula, elementi che andavano da elementi della sicurezza all'utilizzo dei DPI specifici per l'avvicinamento alla pompa e poi di fatto sul campo con i tecnici della ditta che ha allestito, che ha costruito la pompa e materialmente abbiamo realmente provato l'aspirazione dell'acqua. Quasi fosse in realtà una vera e propria emergenza in cui bisognava fare un'evacuazione di grandi spazi, tipo scantinati di ospedali o quant'altro. Abbiamo formato volontari che saranno adeguati agli standard europei per la protezione civile, in collaborazione anche con ovviamente il Dipartimento nazionale. Ci permetterà di sviluppare una serie, una rete di progetti sulla protezione civile a livello europeo, innovativa e che riqualificheranno ulteriormente già i nostri volontari, già peraltro capaci, ma che così avremo un'ulteriore qualità nei nostri servizi di protezione civile. Questo progetto trova adesso un suo risultato concreto con l'organizzazione di una grande esercitazione che si terrà dal 22 di aprile fino al 24 di aprile in Austria, dove ognuno dei membri componenti della famiglia Samaritan ha un ruolo ben preciso nel coordinare questa esercitazione che di fatto costruirà la possibilità di intervenire in una emergenza che riguarda un'alluvione in un territorio austriaco. L'esercitazione vedrà impegnati più di 60 persone. Con gruppi austriaci, gruppi slovacchi, gruppi cechi che gestiamo tutti insieme questo grande progetto in cui c'è una cooperazione per un'azione immediata, un intervento immediato in caso di necessità su un evento alluvionale che coinvolga diverse province, o comunque coinvolga diversi territori molto estesi.